Allenamento. Eccoci. Allora, pronti a partire? Facciamo pelo pelo di riscaldamento, ma poi ci riscaldiamo sicuramente con gli esercizi che andiamo a fare. Oggi lavoriamo focus gambe glutei. Ok. Regolo un po' meglio questo. E poi metterò anche la registrazione di ieri sera che invece non ho ancora messo. Allora, andiamo a muoverci un po', step touch. Mentre facciamo step touch, andiamo a scaldare un po' la parte alta che oggi ci serve meno, ma ne approfittiamo per avere tutto quanto bene caldo. C'è un bellissimo sole, quindi oggi è una bellissima giornata. Ok, andiamo anche dall'altra. Eccoci qua. Ok, andiamo in cacciata glutei. Aumentiamo un po' la velocità. Ok. Allentiamo, andiamo in discesa laterale. Ok, braccia in avanti, rotazione, busto, seguiamo il braccio che va indietro. Ok, dai, forza ragazze, forza. Ci svegliamo bene anche stamattina. Ancora un giro. E via, bene, andiamo in mezzo squat, scaldiamo anche la parte bassa che oggi sfrutteremo bene. Ok, ci spostiamo avanti, camminate, spinte, incrocio, braccio. Incrocio, incrocio. Benissimo, brave ragazze. Spingere. Facciamo ancora un giro, ecco, uno e due, benissimo, step touch, sciogliere, ok. Facciamo ancora una discesa laterale, in affondo, affondo. E 5, andiamo a 5 dall'altra parte. 1, 2, 3, 4 e 5. Step touch, continuiamo a muovere e andiamo in passaggio alternato, gamba destra, gamba sinistra. Divarichiamo, passaggio. Benissimo. Allora, vi spiego, faremo un lavoro tutto parte bassa, gambe glutei, 45 secondi di lavoro con 15 di recupero. Ok? Un lavoro che abbiamo già visto tra tutti quanti. Lo ripropongo, qualcosa è cambiato, insomma, lavoro a parte bassa, quello è.
alterniamo un po' gli esercizi, li mettiamo un po' insieme, li modifichiamo, ok, per rendere un po' più piacevole la seduta. Ok, allora direi di partire. Andiamo a impostare i 45 di lavoro e 15 di recupero. Chiamo anche il volume. E partiamo. Allora, partiamo in posizione di contraglutei classico, così scaldiamo ancora bene l'addome e le chiappette. Mettiamoci pure vicino e tutto. E andiamo in posizione contraglutei. Bene su, scendiamo e saliamo per 45 secondi. Bene, andate fino in fondo. Bene su, spinta ai glutei. Contrario, quindi massima contrazione dei glutei. Spingo su. Attenzione, anche andare bene in contrazione dell'addome. Spingiamo bene su, scendo e spingo. Abbiamo solo 15 secondi di recupero e poi andiamo in ponte glutei mono, quindi una gamba sola in cross. Ok, 15 secondi, ci posizioniamo già con la gamba destra sulla sinistra, caviglia e ginocchio che combaciano e poi andiamo in spinta. In questo modo, ok? Via. Anche qui, bene l'estensione, posizionatevi bene con l'appoggio piede e salgo. Ok? Piede leggermente più vicino alle cosce, quello appoggio a terra e poi vado su. Spingo, sentite che brucia. Ok, spingo, spingo e vado su bene. 10 seconds. Ok, andiamo dall'altra e andiamo in cross. Dall'altra parte. Ok, spingiamo, andiamo a bruciare l'altra coscia. Via. Spingo bene su. Addome sentite che sta anche lavorando. Spingo. Halfway there. Ancora. 10 seconds. Rilassate un secondo, 15 secondi di pausa, poi ripartiamo col mono. In questo caso alziamo gamba destra, bella dritta e andiamo in pulsazioni alte. Ok, andiamo su. Cerchiamo di rimanere su, ok? Gamba alta e spingo. Resto su, non scendo, così faccio un po' di pulsazioni alte. Way there. Ancora Ten tenete. seconds. Stazioni, spingo. Ok, recupero e andiamo a spinta dall'altra parte. Alzata gamba sinistra e pulsiamo bene con la destra. Ok, posizione e spingo. Pulsiamo.
Ancora lei. Halfway there. Siamo a metà a spingere. E partiamo subito col botto. 10 seconds. Ok, 15 secondi di recupero e poi facciamo 60 secondi camminata in granchio, ok? Partiamo pure, io me lo segno dall'altra parte, camminata in granchio. E qui facciamo 60 secondi e poi abbiamo 30 di recupero, ok? Andiamo a staccarci bene in camminata in granchio. Due, tre ci stanno. Poi usciamo fuori schermo. Continuiamo con la camminata. Il granchio, quando parlo mi scordino. Ancora. Ok, ci siamo. Bene, partiamo con 30 secondi invece di recupero. Vedete? E poi andiamo in affondo, in cross posteriore, quindi incrocio, poi ritorno, facciamo sposto, sposto e ritorno, ok? Allora, riposizioniamo questo e ripartiamo con il solito tempo dei 45 secondi. Quindi vado indietro, affondo indietro, in cross, e poi posteriore destro, quindi affondo, affondo e ritorno, di nuovo affondo incrociato, affondo e ritorno, quindi prima incrociato, poi mi sposto e ritorno, sempre stessa gamba, ritorno solo all'ultimo, quindi incrocio, mi sposto dritta e ritorno, allora incrocio, mi sposto dritta e ritorno, incrocio, mi sposto dritta e ritorno, 10 seconds. Lavoro bene sulla gamba sinistra, sul gluteo, sentite come sta lavorando, 15 secondi di recupero, faccio la stessa cosa dall'altra, quindi affondo, incrociato, poi affondo posteriore, sinistra e ritorno alla base. Ok, siamo pronti, via, allora, incrocio, ritorno dritta, se non perdo l'equilibrio, ritorno, dritta e ritorno. Ritorno, incrocio, incrocio e ritorno. Halfway there. Ritorno. 10 seconds. Ok, recupero. Qualche secondo, andiamo in sumo. E isometrico, quindi fermo. Wall sit. Quindi, vedi di varicace, scendo e resto. Questo, se sentite a metà, se farete stanche a livello di quadricipiti, potete tornare su e poi ridiscendere. Adesso chi vuole stare un attimo su,
Conta fino a due, poi scende. Seconds. 10 secondi, recuperiamo. Ok, adesso andiamo di nuovo in affondo incrociato, quando rientro alzata laterale, ok? Mi sposto un po' più avanti, così mi tiro dietro, passo con la gamba destra, incrocio, ritorno, alzata. Incrocio, ritorno, alzata, incrocio, ritorno e alzata. Sempre la stessa gamba. Ok. Seconds. Bene, alzata, incrocio e alzata. Ok, stessa cosa dall'altra parte. Okay. Andiamo a incrociare, incrocio, ritorno, alzata. There. 10 seconds. Okay. Okay, recupero e andiamo adesso in affondo alternato avanti. Più uno squat. Prepariamo. Prepariamo bene sulla parte bassa. Quindi affondo, affondo, ritorno, squat. Affondo, affondo, ritorno, squat. Affondo, affondo, ritorno, squat. Way there. Ok, affondo, affondo, ritorno, squat. 10 seconds. Ok, recupero. Torniamo in ponte, sulle punte dei piedi, apro e chiudo le ginocchia. Ok? Bene. Ponte, glutei. Andiamo bene. Sulle punte. Apro e chiudo. E resto sulle punte. Spingo bene in alto. Glutei contratti. Apro e chiudo. Halfway there. Passiamo in una forma strana, la mongolina, in appoggio su un braccio laterale. Adesso vi faccio vedere. Spingo ancora. Ok, adesso andiamo in appoggio sul braccio, quindi la mano va verso l'alto. Ci appoggiamo su una gamba, in questo modo, e andiamo punta e punta dei piedi e facciamo questo lavoro qua, ok? Bene, un appoggio sul braccio, si riesce, provatelo e andiamo, chiudere e aprire, chiudo e apro. Sono in appoggio della mano, sulla mano e anche della gamba che è a terra, ok, piegata. Intanto metto la difficoltà, apro e chiudo, sentite che il gluteo della gamba sinistra in questo caso sta lavorando molto,
nell'altra anche nell'apertura, più gli abduttori, quindi esterno coscia. 10 seconds. Sentite che tirano. Ancora, poi facciamo anche dall'altra. E via. Sospendiamo e andiamo in posizione di là. Quindi braccio dall'altra parte. Appoggio gamba. E vengo su e vado sempre piedi, punta contro punta, apro e chiudo e resto in appoggio sul braccio e sulla mano e rivolta in avanti. Bene, apro e chiudo. Ok, bravissima. Chiudo. 10 seconds. Bene. Ancora una. Ok, benissimo. Adesso prendiamo qualche secondo. Andiamo a lavorare sul sollevamento della gamba destra. Quindi vado a spingere verso l'alto in appoggio avambraccio. Ok? Ok, posizione plank, alzo, appoggio, alzo, appoggio. Volendo potete anche fare un appoggio ginocchio, In questo caso piegate e spingete, ok? Se no rimaniamo in plank e spingo. Halfway there. Ok, facciamo ovviamente anche dall'altra parte, se avete tempo di bere, bevete. Ok, ripartiamo dall'altra parte, posizione di plank e spingo, spingo su, volendo, andate in appoggio, piegate e spingete in questo modo, ok? Se no, plank, quindi spingo, appoggio, appoggio, sempre l'avambraccio, in appoggio. 10 seconds. Ultimi 10 secondi. Ok. Adesso andiamo a lavorare 60 secondi. Appena abbiamo il recupero, andiamo a fare un affondo laterale più lo squat. Ok? Bene, iniziate pure a lavorare, quindi affondo laterale, ritorno, squat, affondo laterale, ritorno, squat, ritorno, squat, ritorno, squat, uno, ritorno, squat, uno, ritorno, squat, ok? Lavoriamo un po' di più. Lo squat, apertura, spalle. Chissà, prossimamente magari andiamo a fare un lavoro con gli elastici, magari sarebbe anche carino. Elastici per gli squat. Ok, andiamo. Ok, ultimo. E dall'altra. Ok, recuperiamo 30 secondi. Faccio ripartire tutto. E andiamo
in deadlift, quindi andiamo a toccare a terra, guarda tanto che sono, sì, alzando gamba sinistra, quindi tocco a terra e ritorno, e poi dall'altra parte e ritorno, ok? Ripartiamo e andiamo a fare il deadlift destro. Ok, allora, scendo e ritorno. Scendo, scusate, ritorno senza perdere l'equilibrio. Ok. Ritorno. Bene. Ok, continuate. Bene. Ok, sentite lavorare bene il bicipite femorale. Ok, 15 secondi di recupero. Se riuscite bevete sempre un po'. Andiamo a fare la stessa cosa dell'altra. Ok. Andiamo. Tocco e salgo. Okay, ce l'abbiamo quasi fatta. Ok, recuperiamo 15 secondi, andiamo in affondo laterale destra, piccolo saltello quando vengo su, ok? Sempre gamba destra. Allora, vado giù, quando arrivo qua, salto, giù, salto, giù, salto. Coordinazione, se riusciamo saltiamo con tutti e due e scendiamo con lo stesso ritmo e poi tutti e due i piedi giù, ok? Coordinazione, ok, adesso recuperiamo, andiamo dall'altra parte, facciamo la stessa cosa. Ok, prendo, arrivo e via. Anche qui, viene la coordinazione, salto con tutti e due e ritorno con entrambi i piedi uniti. Halfway there. Ok, bene, scegliamo. Andiamo a fare ben 60 secondi di skip sul posto. Ok? Let's go. Sappiamo, skip. Bene, lo skip. Togliamo. Ok.
Quasi, dai. Ok, sciogliere. Piano piano, andiamo. 30 secondi di recupero. E poi andiamo sull'ultimo lavoro. E l'ultimo gruppo di esercizi. Poi chi vuole, come promesso, facciamo con qualche minuto in più di mobilità articolare finale, ok? E chiudiamo in bellezza. Allora, andiamo in 10 secondi, andiamo in sumo e twist, quindi scendo in sumo squat e poi alzo e incrocio e incrocio, ok? Quindi scendo, poi incrocio, incrocio, scendo, incrocio, incrocio, di nuovo, scendo, incrocio, incrocio. Right there. Sumo, incrocio, incrocio, bene, piedi assumo, riposiziona, incrocio, incrocio. 10 seconds. Ok, recupero, andiamo a fare l'arcobaleno, quindi ci mettiamo giù, facciamo arcobaleno da una parte e arcobaleno dall'altra, quindi posizione di quadrupedia, stendo la gamba e faccio l'arcobaleno, la disegno, appoggio, alzo bene su, there. 10 seconds. Ok, dai, finiamo. Continuiamo a disegnare. Ok, appoggio. Qualche secondo di recupero e partiamo dall'altra parte. Dai che siamo quasi alla fine del lavoro gambe glutei, del lavoro muscolare. Ok, lungo, passo. There. 10 seconds. Okay. Voilà. Andiamo a chiudere. In finale facciamo ancora ponte glutei con la gamba alzata. Prima l'abbiamo fatto pulsato. Facciamo un monoglutei non pulsato, salgo e scendo. Gamba distesa, quindi sinistra, salgo e scendo. Bene. Monoglutei e lavoriamo. Spingo. Bene, alto. There. 10 seconds. Ancora. Ok, sciolgo, andiamo a fare l'ultimo dall'altra parte e poi finiamo con uno squat da 60 secondi in movimento, toccando a terra, apro, chiudo. Ok, dai, su, spingiamo.
Bello strong. Per i glutei, dai. We're there. Bene. Ok, 15 secondi e partiamo con un apro chiudo e scendo a toccare, ok? 60 secondi. Ok. Bene, allora, apro chiudo, tocco, ok? Facciamolo di seguito, così è più facile. Colpo, apro, chiudo e tocco. Chi vuole può anche farlo senza salto, eh? Apro, chiudo e scendo. Vediamo, siamo alla fine. 10 secondi. Ok. Chiudiamo, sciogliere. Bene, continuate a sciogliere in step touch. Io preparo l'attività. Vabbè, caduto. Preparo l'attività invece di mobilità articolare per chi può ancora fermarsi, se no fate la prima parte quanto potete di stretching e poi vi ci salutate, ok? Intanto vi posiziono i tempi qua, intanto che recuperiamo con i miei foglietti, così so cosa facciamo. Ok, allora, inspirate, ci posizioniamo in ginocchio. Iniziamo a lavorare con la parte cervicale, quindi regione cervicale. Ci sediamo bene sui talloni. Iniziamo col movimento del collo. Intanto che continuiamo la respirazione, rilassiamo le spalle. E faccio un movimento delicato su e giù col collo, su e giù, rilassate le spalle ancora una volta e poi andiamo in rotazione di fianco, ok, ancora una volta. Poi andiamo invece a piegare lateralmente, ritorno, piego lateralmente, ritorno, ritorno, ancora una volta, laterale e laterale, ok? Ci mettiamo in quadrupedia, andiamo a metterci, anzi, in appoggio, sempre sulle ginocchia, andiamo a spingere in avanti le braccia e poi andiamo indietro con le spalle. Portiamo avanti le braccia, accompagna la testa e spinge, accompagna e spinge, accompagna e spinge. Spinge ancora una volta. Bene. Ok. Bene, siamo già in posizione. Ci mettiamo in quadrupedia e andiamo a mobilizzare la colonna. Quindi
Bene, su. Usiamo anche il movimento del collo. Ok. Lavoriamo 45 secondi, magari adesso spostiamo l'attenzione solo sulla parte finale, quindi lombari, movimento in lombari solo per qualche secondo. Ok, ci posizioniamo adesso. A V, quindi vado su, appoggio dei piedi e faccio questo movimento, spingo avanti la gamba, spingo e spingo, vado a rollare sulla punta del piede e spingo, rollo e spingo, ok? Bene, distendiamo bene la muscolatura, benissimo. Vado. Ancora. Ok. Adesso ci mettiamo in quadrupedia, mettiamo un piede davanti in avanti, appoggio delle braccia. Vado in plank in questo caso, quindi in affondo, punta dei piedi, ruoto dalla parte in cui la gamba piegata, ritorno, passo con la mano sotto l'altra e ruoto in questo modo. Quindi vado su, torsione del busto e scendo sotto, su e scendo, ok? Su e scendo. Su e poi passo sotto l'altra mano. Ancora una volta, sotto l'altro braccio. Ok, da questa posizione appoggio e vado in spinta in avanti, quindi spingo in avanti. Quando vado indietro apro, distendo anche la gamba davanti, ok? Vado sul tallone, chiudo. E vado sul tallone, chiudo e vado sul tallone, chiudo e vado sul tallone. Proviamo anche a fare, chiudo, vado sul tallone e scendo un po' indietro, ok? Vado sul tallone adesso e provo a scendere un po' indietro, ok? Bene, andiamo dall'altra parte, quindi posizioniamoci, bene, mi allungo, appoggio il braccio, la mano destra, adesso alzo e vado in rotazione e spingo il braccio sotto l'altro, rotazione e spingo, rotazione e spingo, ancora. Ancora, 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 dai, siamo alla fine, ultimo, e ok, bene, andiamo in appoggio, eccoci, andiamo spinta, in avanti, e poi apro, distendo la gamba, quindi troviamo la posizione, quindi spingo in avanti, vado sul tallone, spingo in avanti, vado sul tallone, apertura braccia, lavoriamo bene sul rileo pso, ancora, proviamo a fare adesso, in avanti e provo a scendere indietro, upla. In avanti e provo a scendere indietro, in avanti, c'è ancora una discesa, eccoci qua, ci siamo, benissimo. Allora, adesso andiamo
in quadrupedia, semplicemente alzare il braccio in alto e scendo sotto l'alto. Quindi ruoto e scendo in appoggio, ruoto e scendo in appoggio. Sono sempre in posizione di quadrupedia. Ruoto, scendo, sedermi sui talloni, risalgo, alzo il braccio, scendo e butto qua. Lo facciamo ancora. Uno e scendo. Facciamo pure dall'altra parte. Quindi andiamo in rotazione del busto. Ok? E scendo a sedermi. Alzo e scendo a sedermi mentre butto il braccio sotto. Alzo e scendo. Continuiamo. Lavoriamo un po' di secondi. Ok, bene, ottimo, ragazzi. Allora, adesso ci mettiamo sedute in appoggio del tallone, apertura delle gambe, un po' più delle spalle, appoggio dietro delle mani, e andiamo su dal tallone, ruotiamo sul ginocchio che va a toccare a terra, ok? Sì. Estendiamo anche il muscolo abduttore. Abbiamo lavorato con i glutei prima, ci fa un gran bene, intanto elasticizziamo tutto. Ok, bene, ancora e ancora, ci mettiamo a farfalla e proviamo a allungare un po' la schiena in avanti. Quindi come riusciamo? Andiamo a appoggiare le mani avanti e rimaniamo in posizione. Ok, ancora stiamo. Restiamo fermi. Tiro bene la schiena, ok. Adesso da questa posizione mettiamo un braccio su una gamba e l'altro dietro. Cerchiamo di ruotare il più possibile indietro, ok? Anche con il collo. Ok, facciamo la stessa cosa dall'altra parte, ruotiamo e andiamo di là. Ci aiutiamo a spingere con le mani, più mettiamo le mani indietro e più spingiamo, anche con questa appoggiata al ginocchio spingo verso sinistra. Ok, bene, andiamo a lavorare adesso sulla circonduzione delle gambe, quindi andiamo in appoggio nell'avambraccio, distendiamo la gamba, andiamo, pieghiamo e andiamo a fare delle circonduzioni, quindi piego, ruoto e spingo, quindi piego, ruoto, allungo, piego, ruoto, allungo, piego, ruoto da un lato e allungo, ok? Sempre stessa gamba e allungo, circonduzioni e allungo, ok? Ok, dai, ancora una e poi passiamo dall'altra. Allungo solo questo, se no tiro dentro, quindi anche dall'altra, rotazioni della gamba, dell'anca, ok?
respirare. Ok, bene, proseguiamo. 45 secondi. Ok, bene. Ok, mettiamo sedute, andiamo nel lungo della colonna. Tiriamo bene i piedi verso di noi e poi piego i gomiti. Rilascio e poi piego. Rilascio e piego. E andiamo a concludere così. Rilascio e piego, ok? Rilascio, poi piego, rilascio. Piego e rilascio. Ok. Bravissime. Ancora una volta. E rilascio. Benissimo. Abbiamo anche allungato la schiena e ci possiamo alzare piano 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 e bevete e ci salutiamo. Con voi ci vediamo venerdì se ci siete, se no domani sera se volete fare un lavoro braccia.